Indovina i personaggi di Mare Fuori dalla voce. La prima cosa da fare è trasferire Edoardo con appoggio reale. È fuori controllo, è una fonte di guai sia per noi che per lui. Massimo Esposito. Ma perché pensate che mi fatica sempre? Visto che siete così intelligenti, perché non inventate un altro modo per far girare un mondo? Pino Pagano. Dopo che mi hai portato in questa suite, andiamo, ci brigate a fare colazione che dobbiamo liberare la stanza. Nadizza. Ha già capito che la vendetta non è la scelta giusta, la scelta più veloce, la più semplice. Gaetano Sannino. Non mi hai mai amato, è così, ma perché non mi hai mai veramente voluta, no, non... Cubrailo. Se non vi dispiace vorrei dedicare un brano a una ragazza speciale, in questo periodo non riesco a dimostrarle il mio amore con i fatti. Filippo Ferrari. Tu hai una famiglia, devi pensare a loro prima che a me. Non è importante quello che provo io, lo capisci? Paola Vinci. Quando io e Attilio siamo scappati, hanno cominciato a ci sparare un gol. Poi a un certo punto si hanno fermati. Carmine Di Salvo. Dio, punito dalla sua sorte. Satana, abbi pietà della mia lunga miseria. Viola Torri. Quando Di Salvo stava facendo piazza pulita, fatto sparappato, accesa a Pietro e poi toccava a te. Rosa Ricci. 17 anni per sempre non esiste. È solo una questione di tempo, devi darle fiducia. Beppe Romano. Anch'io mi odio per aver rivisto Fabio. Ma volevo dirti che ho fatto come mi avevi detto. Gemma Doria. E dice che l'ha fatto per il rispetto che porta alla nostra famiglia. E tutti scemi, hai detto come fate capo nulla. Ciro Ricci. Ma che cagno, scusa? La tinta mi fanno andare in urna. Sono il Di Salvo, mio padre Carmine, frate, non sapevo. Edoardo Conte. Commenta quanti personaggi hai indovinato.